matematica, con le macchine non sapevano né leggere né scrivere, né che cos'era un pulsante o una macchina, né che cosa dovevano fare. Beh, diciamo, l'intero stato, tutti gli stati che stavano nascendo si sono trovati nella difficoltà di avere grandi masse non preparate a quella che era la società. Quindi nacquero i sistemi scolastici di base e nacque con un imprinting di base industriale. Serviva semplicemente per avere una gran quantità di persone che sapevano leggere, scrivere e fare conti, che potevano lavorare nelle fabbriche. Una parte che doveva guidare le fabbriche erano quelle che magari hanno fatto anche le medie e le superiori, e poi l'elite che era quella che comunque andava a fare studi ulteriori. Ma allora, questo di base, questo lasciava nessun spazio, perché comunque la formazione finiva di base e lavoravano in fabbrica, continuavano con quella che era la vita al lavoro, fine. Quello che succede è che il mondo industriale è passato, non è più strutturato il nostro mondo così, ma la scuola ce la siamo tenuta uguale. Abbiamo messo qualche pezzo qua e là, ma di base siamo ancora con l'idea di una formazione che inizia, finisce e poi fine. La persona che è uscita dalla scuola non deve, non deve più fare nulla per il resto della vita, in quanto studio, in quanto appassionarsi di scienza o altro. E viene visto al massimo come un passatempo che ogni tanto puoi avere, fine. In realtà c'è moltissimo sforzo ora a convincere le persone a non legarsi solo al studiare o comunque apprendere o cercare di capire il mondo nell'arco della scuola e fine, quando c'è qualcuno che se non lo fai ti dà un brutto voto, ma cercare di vederlo come una cosa che ti accompagna per tutta la vita. Quindi cose come Commerce and Science in particolare stanno avendo un grandissimo successo ora, ma non è l'unica iniziativa, anche perché secondo me tocca un nervo molto scoperto, cioè quello del fatto che non ci basta più, del fatto che la scuola comunque viene strutturata in un modo che è limitativo rispetto a quello che sono le esigenze delle persone, che molto spesso ragazzi sono arrivati a scuola e hanno sorpreso il professore perché da soli a casa riuscivano a trovare informazioni molto più rapidamente in maniera sorprendente. Uscivano, andavano a iniziative, andavano a conferenze, andavano a sentire magari spettacoli che parlavano di scienza, divulgatori, e capivano tantissime cose che a scuola non gli venivano nemmeno spiegate. Ma non è colpa degli insegnanti, che comunque fanno un lavoro straordinario per pochissimo e con una quantità enorme di difficoltà. È proprio l'idea che la formazione deve iniziare quando suona il campanello, finisce quando suona il campanello, qualcuno fa i compiti a casa, fine. Non c'è l'idea di una società costruita invece intorno al continuare ad apprendere, continuare a farlo in maniera divertente, perché poi non è noioso. Cioè, quando parli di come il tempo scorre diversamente, e ora all'altezza della vostra testa il tempo scorre più velocemente che all'altezza dei vostri piedi, che quindi invecchiano in maniera diversa, non è noioso, cioè non, è solo, si tratta proprio di pensare che se ci si diverte a fare qualcosa è un peccato, male, non ti devi divertire a pensare alla scienza, non ti devi divertire con queste cose. E questa cosa è un tabù culturale che ci portiamo dietro da troppo tempo. Formazione permanente alla fine. Sì, esatto, che sta emergendo, e secondo me tutte queste iniziative stanno portando in questa direzione di continuare a divertirsi. E nel 72 uscì negli Stati Uniti una cosa chiamata La seduzione degli innocenti, che è un libro... Seduction of the Innocent, di Ben Harper, un sociologo. In cui si parlava di quanto i fumetti potevano essere terribili e quanto potevano portare i ragazzi alla perfezione. Comunque leggendo fumetti si diventa, se non lo sei già, omosessuali e si massacrano i genitori contemporaneamente. Ed è un successo spaventoso, tant'è che per tutta la cultura in cui nacquero l'idea dei nerd, Batman e Robin, cioè parliamone, voglio dire, con le mascherine e il pipistrello. Però negli anni 80, quando nacque l'idea di nerd, che era uno sfigato perché leggeva fumetti, perché aveva una certa passione per certe cose, era erede di quello che era successo precedentemente. E questa cosa sta finendo finalmente, e si vede anche piccole cose. Prima veniva nominato Turing. Avete visto per esempio il film, al di là di come è venuto il film, però pochi decenni fa, ma pochi anni fa anche, l'idea di portare al cinema un film con l'idea di creare un blockbuster intorno alla figura di uno scienziato non sarebbe mai stata realizzata. Cioè, Hawking,
Turing non hanno superpoteri, ma hanno sbancato al cinema, perché cioè, amiamo quest'idea di una persona che usando la propria mente riesce a trovare il modo di comprendere l'universo, ad avere intuizioni incredibili, e questa idea dello scienziato come nuovo eroe non è da dare per scontato, perché prima non è affatto così. Cioè inizialmente nei fumetti erano i cattivi, i scienziati erano quelli che cercavano di giocare a fare Dio e poi creavano una tarantola grande come una città o una donna gigante. Invece ora, dopo la seconda guerra mondiale c'è stato un po' un tabù, gli scienziati sono spariti per un po', ora invece se ci fate caso, tutti gli eroi, anche i supereroi della Marvel, se guardate bene, devono avere una qualche spiegazione scientifica, altrimenti non ci crediamo più. Persino Thor, nei fumetti, ora dice, voi la chiamate magia perché non capite, ma è scienza. Io, il mio martello è fatto con il nucleo di una stella neutroni, che per sua caratteristica ha una densità altissima. Cioè, quando le leggi nei fumetti, questa cosa in tempo era magia, ed era per forza magia, perché sei Thor, sei un dio, non re, c'è una necessità, invece ora c'è perché nelle persone c'è l'esigenza di credere soltanto se c'è una spiegazione. Tra le tantissime cose buttate lì rapidamente, perché questo è un po' troppo veloce. No, nel senso che è la dimensione così colloquiale e conviviale di questa sera da Adam, Adrian, ce n'è una molto importante ed è sul a cui avevo accennato anche io prima.